La vedete bene? Si vede bene? Direi proprio di sì. Eh? Direte perché? Riguardatela ancora meglio, ancora un po' di più, un po' di più. E già, signori, perché è stato confermato che anche i fidanzati rientrano nella categoria dei congiunti e quindi dopo il 4 maggio possono congiungersi. Benvenuti a tutti i nostri web spettatori. Nella fase 2, la prossima fase 2, non solo del governo, ma anche del Teatro Gelsomino. Vi ringrazio per essere sempre così numerosi. Già vedo l'occhietto del nostro share che aumenta sempre di più. Perché? Perché abbiamo dei partner eccezionali. Abbiamo il gruppo Seida Frogola 6, gestito dall'eccellente Francesco Petrellese, admin Francesco Petrellese, e poi il gruppo Seidi Cardito 6. Con Fusco Sossio fanno sì che questa diretta sia sempre più visitata e conosciuta. Ma pensate che, come diceva il nostro amico Giulio Carfora l'altra volta in diretta, incominciano anche a riconoscermi per strada. E poi vi dirò anche perché, perché a fine puntata avremo altre sorprese. Oltre alla grande sorpresa che abbiamo in questa puntata, che oggi è la puntata appunto del mitico Maurizio Casagrande. Allora incomincio a salutare i miei amici Fiore. Ciao Fiore, la cantante che abbiamo ospitato l'altro giorno, Fiorenza Calogero, bravissima, d'altronde ieri ha fatto la sua puntata con un suo spettacolo. Ragazzi, pelle d'oca, il direttore artistico Antonio Nardiello, sempre in prima linea, che ci saluta tutti, e poi Rino Tagliaferri che ci saluta, ciao Giangi, e ancora Anna Maria, poi dici che io non ti saluto, eccola, eccoci sempre con te e con il teatro, ma è semplicissimo stringere questo patto di armonia e di solidarietà con il teatro. Basta andare sulla pagina Facebook Teatro Gelsomino, premere like intanto, così ci seguite anche per le prossime attività, per le prossime iniziative che noi faremo, vedere la diretta, condividerla sulla propria pagina, così altre persone possono vedere queste puntate, possono commentare, oppure anche dalla pagina Facebook Gabbianella Club, o ancora, oramai avete imparato a memoria, sì, proprio così, canale YouTube Teatro Cinema Gelsomino, che in più si può vedere in Smart TV, quindi sul vostro divano, con la televisione che si connette a internet. Vado a fianco a Netflix su YouTube, cerco il canale e metto la manina e clicco sul live stream oggi. Grande puntata, grande giornata, undicesima puntata. Maurizio Casagrande, ringrazio l'addetto stampa Titti Albino, il nostro grafico Max Laezza. Eccolo Francesco, presentissimi. Giulio, ci siamo, ti ho appena citato. Ma attenzione! Perché le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Altro che fase 2, fase 3, fase 4 e fase 5. Qui abbiamo una fase di polo negativo e polo positivo. Anzi, di polo positivo, perché guardate così. Ormai lui ha il link della diretta e decide quando entrare, quando uscire, cosa fare. Il mitico, sensazionale, sempre presente. Mi fa paura Lino D'Angiò. Eccolo. Ah, è l'unico posto dove posso entrare e dove posso uscire, capito? E almeno qua mi permettono di entrare e uscire, sono a casa mia e tra se riesco da questa tua diretta. Come stai, Giangi? Tutto a Bene, Lino, tutto bene. Sì, il posto? nostro Allora, sei fidanzato. pronto? Sei pronto a congiungerti? A congiungermi, bravo, perché i congiunti, ma io le congiunzioni le faccio con te al massimo con Max Laezza, se vuoi, qualche volta. E Ma poi come si farà? Fammi capire, perché c'è da capire il livello, cioè, pare che le ultime notizie dicano che questa congiunzione può avvenire soltanto se si dimostra che la relazione è stabile. No, vabbè. non lo so, cioè, hanno detto bene stamattina, come fai poi dopo il grado di parentela che siamo tutto frati, Io già mi aspetto parlare. venerdì quando ci sarà alle 2:30 De Luca che parla, no? Sicuramente lui spiegherà come saranno le. Allora, magari De Luca dirà: voglio soltanto dire che c'era le congiunture stabili. Non significa che potete andarvi a congiungere con le comare e comarelle che ci avete sparse per la regione. Ovviamente non si può fare, non si può fare, bisogna dimostrare
che ovviamente avete una relazione stabile. Questo dovete portare almeno, oltre all'autocertificazione, dovete portare un album fotografico che risalga almeno a 4 anni minimo, con le fotografie della vostra lei o del vostro lui, che chiaramente dimostrano ampiamente che avete passato come minimo gli ultimi 4 Natali insieme. Quindi foto chiaramente sotto all'albero di Natale del 1900, almeno dal 2020 dal 2000, e 2016 al ritrovo, almeno 4 anni di relazione stabile, mi raccomando, niente con mare, con marelle sparse, sono vietati gli assembramenti di commare. Per la serie, se, dico, se puoi dimostrare 3 anni continuativi di fidanzamento, almeno tieni i titoli per poter dire mi sto congiungendo con la mia ragazza, mi sembra lo può fare. Sicuramente Dino, questo sarà, dici, vai a giacché sei in diretta a questo punto, sì. Potresti anche lanciare la tua puntata, no? La data della tua puntata, perché ormai perché era l'occhiello, te lo ricordi? Io lo devo ricordare. No, io mi ricordo tutto, perché ringraziando a Dio ce l'abbiamo la memoria. Però che dice? Buonasera Lino D'Angione, imitazione di Mario Merola, un grande ricordo quando siete esibito a Via dell'Epomeo. Luigi Bertolucci. Allora senti, no, perché in realtà io voglio dire a tutti i tuoi spettatori che queste tue belle dirette erano nate inizialmente con il fatto che le dovevo condurre io, ognuno mestiere suoi, ecco, voglio dire. Hai fatto diventare famoso, avevi problemi con la connessione, io che posso fare? Esatto, per fortuna tua, io avevo problemi, diciamo che non c'avevo ancora la linea, ottima, fatta come si deve, e quindi tu ti sei inventato conduttore, e quindi abbiamo visto nata che quando si riaprirà finalmente il nostro lavoro, adesso non avremo più bisogno, capito, neanche più dei conduttori, che fai tutte cose tu, vabbè, lasciamo. Probabilmente questo, sarò un altro disoccupato, probabilmente sarò un altro disoccupato. Detto questo, voglio dire che tu a un certo punto, quando ormai avevi finito tutte le persone di andare a rompere le scatole, hai detto vabbè, adesso facciamo anche una puntata con te, e quindi praticamente sì, la facciamo venerdì. Venerdì 1 maggio alle ore 19 con l'Ivo. Venerdì 1 maggio. Penso proprio di sì, adesso fammi consultare il calendario, non mi vorrei sbagliare, però mi sa. No, è venerdì 1 maggio, non posso lavorare. Mi spiace, no. Del lavoro. Straordinari, Lino D'Angione, straordinari. Allora facciamo il 1 maggio? 1 maggio, confermo. Okay, vabbè, tanto non si fatica mai, potremmo fatica prima maggio, diciamo, come situazione. E faremo una puntata, ovviamente, dove potete chiedere veramente qualsiasi personaggio e lo facciamo. Facciamo proprio una sorta di jukebox, se siete d'accordo. Mi sto emozionando quasi. In realtà tu non è che sei, magari avremmo potuto mettere anche dei filmati oppure delle cose, però... la facciamo proprio a sorta di jukebox, quindi così come il tuo primo telespettatore ha chiesto Mario Merola, potrete chiedere da De Luca a De Laurentiis, a Sarri, Ancelotti, Gattuso, ma che ne so, il Papa, Beppe Grillo, Vespa. Io porto una lista, capito, la faccio vedere, e che ne so, per esempio, vedi, potrei anche a un certo punto diventare io potrei fare la diretta con i tifosi del Napoli, capito? E quindi, perché in tanti mi chiedono sto campionato lo cominciamo o no? Attento che il direttore artistico del nostro teatro ti dice preparati che ti chiederò di fare Gianluigi, quindi te la devi spiegare. Ma sei molto bravo, ma addirittura ho pure un'limitazione. Cioè, io faccio soltanto di personaggi famosi. Diventa prima famoso e ce ne vuole per essere imitato da me, ragazzi, che facciamo qua? Imitiamo cani e porci. Straordinario Lino, come straordinaria sarà la giornata di straordinari, perché Lino ci aspetta per venerdì alle ore 19 per una grande puntata ricca di emozioni e ricca di imitazioni. Non lo sapevo, me l'ha detto in diretta, l'ho detto, fa paura, qualsiasi cosa bisogna stare attenti. Lino, allora... Tu tra l'altro, oggi lascio spazio a questa tua diretta con... grandissimo amico che è Maurizio, che ovviamente lui la quarantena
se la sta passando bene perché c'ha la casa grande e quindi ovviamente può spaziare tranquillamente, ma poi lui si starà divertendo perché lui è anche un bravissimo chef, quindi sicuramente avrà fatto qualche piatto incredibile, quindi sicuramente fatti dire qualche ricetta buona, capito? Lui è molto... Ci ascolta, lo chiederò sicuramente. Grazie per il tuo intervento, resta con me in diretta con i tuoi portali, con le tue pagine Facebook, perché vi seguo. E quindi così poi ogni tanto mi dai anche qualche consiglio, perché la strada per superarti è ormai vicina. Ti voglio bene, Lino, ciao, grazie. Grazie a Lino D'Angiò, è sempre pronto, sempre simpatico, e venerdì quindi alle ore 19, ma prima di venerdì, signori, finalmente possiamo brindare a questa puntata eccezionale che ci vede far entrare nelle vostre case, come stiamo facendo ormai da un po' di tempo, pensate all'undicesima puntata, e a breve poi d'altronde vi elencheremo i dati, il nostro bollettino, i bollettini che ci fa piacere leggere, i bollettini che sono fatti di visualizzazioni, di connessioni, di persone che ci stanno seguendo in questo progetto che ormai è diventato quasi un momento di rito nelle vostre case, perché ormai si sa che alle 18:50, orario di rito, c'è questo momento insieme con la vostra partecipazione, con i vostri commenti. Incomincio a salutarvi tutti. Allora ragazzi, siamo pronti, perché io lo vedo, come si suol dire, nel nostro ormai backstage virtuale e dietro le quinte, sta per entrare, e non era uno scherzo, nelle vostre case, anche su con un cognome grande, sia di blasone che di suffisso e desidenza e finale, casa grande, ma con umiltà si farà piccolo piccolo per entrare in questo piccolo spazio di webcam, ma riempirà i vostri cuori. Signori, è con noi in diretta Maurizio Casagrande! Zazan! Però manca la musica. Ci voleva uno squillo di trombe. Grazie Maurizio, grazie. Allora Maurizio, grazie a nome di tutto il Teatro Gelsomino. Oggi è come se fosse una giornata della nostra campagna abbonamenti, con i nostri affezionati seduti lì nelle poltrone che ci stanno guardando, stanno bevendo un caffè in questo caso, stanno facendo anche del bimbe e cioccolata, non lo so, ma ti stanno ammirando in tanti. Mi ammirano perché se la bellezza insomma è il mio forte, quindi diciamo che sicuramente sono felici di vedere un uomo bello come me. Che tristezza. No. Allora, come diceva Lino, la tua quarantena, che sicuramente rispetto a tutti gli artisti che abbiamo intervistato te la passi bene in questa casa grande, va bene, come diceva Lino, però io vedo e ti seguo anche attraverso la tua pagina Facebook, Maurizio, ma la tua quarantena, raccontaci anche qualche aneddoto della tua quarantena, perché mi sa che non ne sono pochi. Guarda, la mia quarantena, che dirti? Innanzitutto la mia quarantena è la quarantena di tutti, cioè quella di essere chiuso in casa. Io sono una persona che ama il contatto con gli altri e quindi è dura stare chiusi in casa e si fanno mille cose. Non sono mai uno che si è nella vita annoiato stando a casa, perché c'ho sempre un miliardo e mezzo di cose da fare, progetti che ho in testa, cose da sviluppare, che devo dire la verità, in questo periodo mi sono messo e ci ho anche lavoricchiato, infatti un pochettino di cose le ho anche pubblicate, producendole direttamente, e mi sono divertito a fare il one man maker, come devo dire, cioè colui che fa tutto da solo, me la canto, me la suono e quasi quasi mo farò pure lo spettatore di me stesso, così faccio questo circuito chiuso finale. Siamo nella stessa barca, perché anch'io, vedi, con questo programmino parlo con te, cerco di filtrare i messaggi che poi tu vedi così in sovraimpressione, che già ti scrivono ciao maestro, buona serata, e ti ciao Carmela, un bacio, tipo Maurizio e tutto. Poi controllo le connessioni e le cose, insomma, stiamo diventando veramente persone ormai più che multimediali. Forse l'unica cosa di cui non potremo mai fare a meno, Maurizio, è forse la linfa vitale del nostro lavoro. Io come esercente e tu come artista, forse l'unica cosa a cui non si può fare mai meno è il pubblico, gli affezionati, le persone che ci sostengono. Tieni presente che c'è un sacco di gente che io conosco, mi viene da fare una battuta, soprattutto per quelli che fanno teatro, tanti anni fa
fui chiamato da un regista anche abbastanza importante, che mi chiamò per uno spettacolo. Io vidi questo, lessi questo copione e dissi: guarda, mi sembra una bella idea, però ho paura che sia un po' noiosa. Dice: perché? Insomma, perché insomma è un po' particolare, un po' difficile, e non aiuta mai il pubblico. A me non me ne frega niente del pubblico, mi disse questo regista. E io dissi: oh, per bacco, abbiamo un grosso problema, perché a me invece mi interessa solo quello. E quindi finì la nostra collaborazione, perché non era proprio possibile. Io vivo per il pubblico, e il teatro senza pubblico non è teatro. Perché il teatro senza quella parte fondamentale che respira insieme a chi fa lo spettacolo, a chi sta sul palco, che in qualche modo, anche se indirettamente, costruisce lo spettacolo, insomma, non è teatro, diventa, è come fare l'amore da soli. Non voglio dire parolacce, ma fatevi un'idea di che cosa diventa il teatro. In un momento in cui finalmente si parla di congiungersi con i congiunti, insomma, è giungere. Io dico che ci stanno sacche gente che si sa congiungere pure i congiuntivi, devo dire la verità. E sarebbe una cosa che secondo me sarebbe cosa buona e giusta, però cominciamo con i congiunti, poi arriveremo ai congiuntivi, mi auguro. Ma Maurizio, mi stavi parlando prima appunto degli spettatori, no? Quindi insomma. Io non rispondo. Allora, ragazzi, ciao, tutti quelli che carinamente mi salutano. Se io, grazie, il pubblico è parte viva del teatro, dice Francesca Marini, un bacio. E non rispondo a tutti, perché se no interrompo continuamente il discorso e diventa noiosissimo. Maurizio, ciao, Pia, saluto lei per tutti quelli che carinamente saluteranno. Maurizio, tu puoi fare tutto quello che vuoi, tanto ci abbiamo 5 ore di diretta, quindi non te lo volevo dire prima. Quindi c'è una famiglia. Ci uccideremo praticamente. Puoi fare quello che vuoi. Dicevo, a proposito di pubblico, ma sta storia di aprire con le restrizioni. Quindi io, il Teatro Gelsomino ti vuole ospitare il prossimo anno, lo dico già così in diretta, e spero che tu accetti questo nostro invito. Facciamo che questo video. Se tu mi garantisci di non esserci, perché tu te stai montando una poca capa, io non voglio che ti trovi sul palco che reciti mentre io sto facendo le mie cose, capito? E comunque, un teatro da 530 posti si trasforma in un teatro di 150 posti con le restrizioni. Sì. Guarda, il discorso è questo: se la cosa è necessaria e non ci sono alternative, d'accordo, chi si mette sul gruppone la differenza? Cioè, un teatro sopravvive con un pieno. Io faccio spettacoli che non sono assistiti da nessuno, nel senso, io sono uno di quelli che fa un teatro che si autogestisce, nel senso, il mio produttore produce lo spettacolo quando è una persona per bene, perché ogni tanto incontri anche delle persone non per bene sul tuo percorso, che ti creano anche dei danni, ma comunque il mio produttore è una persona per bene, quindi prende i suoi soldini, li investe per fare uno spettacolo, che ha dei costi molto alti. Io lo dico per il pubblico che ogni tanto può confondere l'idea che Maurizio Casagrande, per esempio, sia uno che si arricchisce facendo teatro. Assolutamente non è così, ma il mio produttore investe dei soldi che sono suoi, questi soldi vanno in qualche modo recuperati. Noi facciamo uno spettacolo che ha un costo enorme, perché è un costo fatto di persone che recitano, persone che stanno dietro le quinte, che sono in alcuni casi anche più di quelle che poi il pubblico vede sul palco, tutta una serie di costi aggiuntivi, e in più uno Stato che non ci aiuta, caricando il tutto di orpelli vari tra tasse, contributi ministeriali, cioè contributi previdenziali, scusate, e quindi tutta una serie di costi. Allora io mi auguro che uno Stato attento, che non dimentichi, tieni presente che io ho sempre il problema, e ogni volta che vado al comune che devo compilare un modulo, quando dicono professione, io non trovo mai la casella mia. Io mi auguro con tutto il cuore che nasca questa caspita di casella, attore, operatore dello spettacolo. Inventatevi un mestiere per chi, come me, da 30 anni di questa cosa ci vive, e insieme a me
ci vivono tante persone che anche grazie a me, grazie a me, grazie al fatto che io sia uno che ha avuto la fortuna di essere amato dal pubblico, quindi grazie al pubblico, e torniamo al discorso di prima, grazie a me queste persone lavorano. Se io non lavoro, non lavorano loro e non tornano a casa, non portano i soldi a casa, non mangiano i figli, eccetera, 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 eccetera. Quindi è un mestiere come tutti gli altri che porta ricchezza e lavoro a tante persone. Quindi fondamentale questa questione. Lo Stato a questo punto, per un teatro che ha 500 posti e che potrebbe fare, mettiamo il caso, un incasso di 1 euro a biglietto, 500 euro, così faccio i conti e non faccio brutte figure e non sbaglio, a questo punto ne guadagnerà 150, ponendo il caso che la compagnia che viene nel teatro deve essere pagata e che no, tutti faremo uno sforzo per cercare di abbassare i costi al minimo. Mi auguro che lo Stato faccia in modo tale che in questo momento defiscalizzi al massimo il settore, perché sennò come facciamo a pagare i contributi quando non possiamo avere il pubblico, perlomeno in grossa quantità. Ma quella enorme differenza, che sarà quello che non permetterà di fare la maggior parte degli spettacoli, chi la mette? Questa è la domanda, e la risposta mi fa venire i brividi dietro la schiena. Ma Maurizio, in effetti non è facile neanche la risposta. Però mentre tu parlavi di questo, non posso non mandarti e farti leggere questo messaggio, perché mi sento, ecco, solidale con una persona. Non conosco Alfonso Grassi, però ti fa un appello per far aprire anche noi piccoli teatri, casomai fare dello stesso spettacolo più repliche. Quindi può essere anche questa la risposta. Alfonso Grassi, ciao. Sì, il problema è il costo. Il problema del piccolo teatro non è... Io adoro i piccoli teatri. Quando posso, io ho inventato anche uno spettacolo apposta, ad hoc, per i piccoli teatri, che si chiama A Tu per Tu. È una serata in cui non mi presento da solo, perché non mi interessa andare lì a prendere, perché c'è poco da prendere. Ho comunque costruito però un piccolo spettacolo, mi porto due cantanti con me, c'ho una pianista, e insieme facciamo una sorta di serata intervista in cui c'è teatro, perché è teatro a tutti gli effetti, ma non è una struttura che mi porta a portare in giro scenografie, a portare in giro molti tecnici che devono... ma non è lo spettacolo che io posso portare al grande teatro che mi garantisce un incasso, o che mi paga lo spettacolo, che poi è la stessa cosa più o meno, o che io vado a percentuale, perché lo spiego a chi non è del settore. Lo spettacolo può essere o pagato a cachet, quindi si dice: Maurizio, quanto vuoi del tuo spettacolo? Ovviamente non sono io che faccio questo, però c'è il mio produttore che vende lo spettacolo a una certa cifra X, oppure rischia l'incasso partecipando in percentuale, in genere 70-30, il 70% va alla compagnia e il 30% al teatro. Ma non vi impressionate, le cifre sono piccole, non sembra enorme dire il 70%, ma poi alla fine tra SIA e cose tante di te, che c'è tanto da pagare, quindi poi alla fine l'incasso che arriva netto è veramente poca roba. Però bisogna pagare lo spettacolo, se no come si fa? Cioè, sì, è vero, io faccio tre sere in uno spettacolo, il mio spettacolo, il foglio paga, tra foglio paga, tutto, costa 7.000 euro, dico, per dire. Cosa fai? Tre sere, chi paga 7.000 euro in un piccolo teatro? E il mio spettacolo costa pochissimo. Ci sono spettacoli, perché ho fatto in maniera tale di tenere dei costi bassissimi, ovviamente non è quello che ho detto, ma tengo i costi quanto più bassi è possibile. Ma ci sono spettacoli anche più costosi. Come si fa? Il piccolo teatro come le paga? Ci vorrebbe un aiuto che io auspico da sempre, ma questo adesso è indipendente dal problema del coronavirus, ma sarebbe stato meraviglioso se ci fosse stato uno Stato che, invece di assistere certi e solo pochi in maniera anche cospicua e alcune volte immeritata, lo dico e me ne assumo la responsabilità, perché alcune volte i soldi sono dati un pochino così, che questi soldi invece venissero dati per esempio ai teatri. Sulle vendite dei biglietti, io ho sempre pensato che potrebbe essere un contributo dello Stato ad aiutare a far abbassare i costi del biglietto e quindi aumentare la possibilità
di avere più pubblico e di avere più guadagni, in modo tale da poter pagare cose anche più costose. E Maurizio, la defiscalizzazione. Ovviamente trovi una porta aperta e terreno fertile con me, perché su quello che dicevi, okay, appunto sulla diciamo destinazione dei fondi, non dimentichiamo, nel mio caso specifico, che fare a volte teatro in provincia, in periferia, forse anche un po' più difficile della città, sicuramente abbiamo tanti di quei, diciamo, privazioni, ecco, restrizioni, non date dal governo, ma nascono delle restrizioni per forza di cose, insomma, quindi diventa difficile, figurati se non insomma, sposo appieno il tuo discorso. Nel frattempo ti dico che ci ha salutato in diretta, sì, il nostro amico comune Gaetano Liguori, Teatro Totò. Ciao, caro. C'è scritto prima, poi c'è un messaggio che mi ha puntato. Sono stato da lui pochissimo prima, proprio credo qualche settimana, un paio di settimane prima del blocco definitivo, sono stato al suo teatro a fare lo spettacolo. E per esempio io lì ho scelto di andarci, grazie anche alla collaborazione del circuito teatrale, cioè del circuito campano, insomma, sono andato lì anche essendo un piccolo teatro, piccolo nel senso come numero di posti, e nonostante ciò ci sono andato molto volentieri, quindi non è che io ho nulla contro il piccolo teatro, anzi, ripeto, molte volte trovi dei teatri piccoli gestiti da persone che lo fanno col cuore, che casomai hanno un'energia talmente forte che certe volte ti dà delle soddisfazioni più alte casomai di quelle che potresti avere in teatri più blasonati, più grandi, più soddisfacenti da altri punti di vista. Vero. Maurizio, poi c'è un messaggio che mi ha un po' turbato, te lo mando adesso perché non so con chi ce l'ha. Ciao, sei bravissima. Ah, è finalmente capito. Grazie Ida, finalmente hai capito la mia creatura. Che ti devo dire? Ti ringrazio del bravissima, avresti dovuto dire anche bellissima, perché bellissimo. Donna baffuta è sempre piaciuta. Allora, credo sia un errore di battitura, diciamo. C'è Mariano Pisani, ci sera, ma ci sarà una commedia dopo. Allora Mariano, ti spiego, noi siamo... tra le restrizioni del governo ci sono anche le restrizioni casalinghe. Questo programma nasce così, con un live, come una volta si faceva il Maurizio Costanzo Show. Ma voglio buttarla per le pedate, ok? Una chiacchierata locale. Benissimo. Le commedie si possono sempre vedere quantunque, perunque, dovunque, su YouTube, anche sul canale Facebook di Maurizio Casagrande, se ne ha postate alcune, quindi quelle registrate, ovviamente in diretta non possiamo fare una commedia, ci mancano gli elementi essenziali, quindi non vi aspettate che uno possa fare una commedia, però è bello che chiedono, è bello che hanno sete, voglia e fame di questo è comunque una cosa bella. Guarda, io mi auguro con tutto il cuore, non so che c'è scritto questo messaggio lunghissimo, è una tesi di laurea, non è un... Sì, enorme, non vedo più niente, neanche la mia faccia, vedo solo il messaggio. Infatti, dopo lo leggi con calma. Scusami perché mi sono allontanato dal discorso e mi sono distratto. Il dopo. Io mi auguro con tutto il cuore che questo periodo di grande privazione, come tutte le cose, porti sicuramente tante cose negative, ce le sta portando, ce le porterà, problemi economici e tutto il resto appresso. Mi auguro che porti anche un lato positivo, cioè la riscoperta dell'uscire, non tanto per uscire, non semplicemente per stare per strada, perché casomai un sacco di gente avrà scoperto, tipo la mia compagna Tiziana, in svariate occasioni mi dice: ah, ma sai che sto riscoprendo il piacere di stare in casa, perché ti metti a fare una cosa, approfondisci delle cose che non hai mai approfondito, perché quando fai una vita frenetica e stai sempre fuori, la giornata è sempre troppo breve e non riesci a fare le cose bene. Io ragiono sul fatto che certe volte si può dare quindi una mano a se stessi anche fermandosi un attimo, ma il bello è che quando si esce vale la pena anche di fare delle cose valide. Una cosa valida è andare a teatro a vedere un bello spettacolo, e mi auguro con tutto il cuore che questo periodo di grande privazione faccia sì che tanta gente ci torni subito e tanti altri
che non ci sono mai andati o che lo hanno un po' snobbato, pensando che è una cosa un po' antica, che non si porta più e così via, che invece riscoprono questa meraviglia che è una serata a teatro in cui tu vivi con gente viva. E non è poco. Maurizio, ma a proposito di quindi la professione dell'attore, del teatro, quindi di questa categoria, è vero sì che un attore quando diventa famoso ci sono degli aspetti della sua capacità artistica, della sua arte, che prevaricano su altre, no? Quindi magari, ecco, Maurizio Casagrande lo conosciamo come attore teatrale, come attore di cinema, come regista, e poi anche pur seguendoti magari si possono scoprire delle cose, e in cui faccio una mia piccola confessione, si possono scoprire delle cose belle su quell'artista, ma anche importanti. Io ho scoperto che tu sei un musicista, ma non solo sei musicista, sei diplomato al conservatorio e suoni pianoforte, contrabbasso e canti. Maurizio, che roba è? È una fake o è vero? No, no, il fatto che sia diplomato, no, perché direi un falso. No, non sono diplomato perché purtroppo io ho fatto il conservatorio in un periodo in cui io ero innamorato e sono tuttora innamorato della batteria, il mio strumento principe. Cosa ne pensi della soluzione stile drive-in? Questo è interessante. Casomai ne parliamo subito dopo, perché è interessante, va bene, va bene. Come domanda, ricordamelo. Sì. Ti dicevo appunto che nasco musicista, ma nasco batterista. Però quando ero ragazzo io, al conservatorio non si poteva studiare percussioni. La batteria non esisteva proprio. C'erano le percussioni e non potevano essere studiate da sole, perché venivano definite strumento straordinario, quindi non ordinario, non uno strumento principale, per cui non andava bene. E quindi io ho cominciato a studiare anche altre cose, perché dovevo fare il compimento inferiore di un altro strumento per poi poter accedere al corso di percussioni, cosa che non ho fatto perché io personalmente avevo una passione vera, che era la batteria, quindi già le percussioni mi interessavano poco, quindi già studiare le percussioni, per cui quindi non sono riuscito ad arrivare a un diploma, però come tutte le cose in questo mestiere mi sono trovato un bagaglio straordinario, che è la preparazione musicale, che fa sì che io possa fare un sacco di cose che i miei colleghi farebbero con grande difficoltà, va? Diciamo la cosa. Però dopo c'ho una sorpresa per te, ti prenderò in contropiede, ti meraviglierò, sappilo. Ma a proposito, quindi ci sono due cose, una domanda a questo punto che te la faccio, te la volevo fare, e poi dopo ti farò una piccola provocazione. Ricordiamoci di questo messaggio che ci manda Sebastiano Pacello: Maurizio, sei uno dei personaggi che meglio rappresentano Napoli in tutta Italia, ci fai onore. Maurizio, grazie. Se fossi stato in diretta... Io però ci tengo a una cosa, a dire questo. È bellissimo quello che mi ha detto Sebastiano, e ci tengo a dire una cosa. Anche come piccolissima polemica qualche volta al personaggio napoletano. In alcuni casi è molto divertente, va benissimo farlo perché serve a far ridere, però cerchiamo di non dare sempre e soltanto l'immagine del napoletano molto simpatico, che però non sa parlare l'italiano, che non si sa esprimere. Allora, il napoletano è una grande lingua, ma come tutte le lingue bisogna saperla innanzitutto parlare, il napoletano vero, e poi non bisogna esserne vittima, bisogna saperla usare quando serve e dare però la sensazione al resto d'Italia che non siamo degli esseri che vivono in una specie di riserva e che parlano in un modo simpatico. Molto peccato che non si sanno esprimere bene, ma sono simpatici. No, i napoletani sono quelli che sanno parlare, si sanno esprimere, hanno studiato, conoscono. Ce ne sono alcuni che non hanno studiato, ma che alcune volte sono meglio di quelli che hanno studiato. Insomma, smettiamola di rappresentare, sennò poi siamo vittime di noi stessi, perché se noi rappresentiamo, siamo bravo, sì, oh no, è divertente, qualche volta è anche gradevole, però se facciamo solo questo, alla fine non ci possiamo lamentare se ci vedono come degli esseri inferiori. Ecco, e lo dico perché c'è qualcuno che l'ha detto. No, dico, l'hanno detto, ma era proprio quello che ti volevo chiedere. In questo preciso momento siamo in uno studio televisivo, di fronte a te hai Feltri che dice inferiore, e la Chirico, chicca di ieri, inferiori moralmente. Moralmente inferiori, e tu sei presente in diretta con loro.
Guarda, il discorso è questo. Io ho dato una risposta in un video che mi hanno chiesto di fare su questo. Io, quando una persona dice una cosa del genere, di fatto si è già dichiarata. Quindi c'è ben poco da aggiungere. Io ho detto questo. Io non parlo di inferiori perché io non mi sento superiore a nessuno. Quindi, nel momento in cui ci si sente superiori agli altri, si è imbecilli. Punto. Quindi, nel momento in cui qualcuno fa delle classifiche e mette qualcuno un gradino sotto se stesso, è un idiota. Punto. Per cui, che cosa gli vai a dire a un imbecille? No, sei imbecille. Quello dice: non è vero, sei tu che non capisci. Non c'è modo di. Io sono razzista solo con gli imbecilli. Io l'unica forma di razzismo che accetto è quella di questo tipo. Cioè, io non parlo, a me non interessa chi dice queste cose. Faccio solo in modo che chi dice queste cose non abbia terreno fertile. È l'unica cosa. Davvero Maurizio, mi io dissocio, e se, ma lo ecco. so, Vincenzo Mastromarino, ma carissimo Vincenzo, io ho tantissimi amici e ringraziando il cielo, ammiratori in tutta Italia, che sono delle persone, sì, io a Bergamo ho fatto degli spettacoli magici al Donizetti, a Bergamo abbiamo fatto degli spettacoli con Vincenzo. Forse è stato uno dei primi posti d'Italia dove abbiamo avuto un grande successo. Il mio primo autografo, la prima volta che ho firmato un autografo in vita mia, non è successo a Napoli, a casa mia, è successo a Firenze. Quindi di che parliamo? L'Italia è una. Poi è chiaro, c'è una regione che ha il mio cuore perché la Campania è la regione in cui sono nato. Tra l'altro ha delle bellezze straordinarie. Napoli, io cioè qua vedo un po' di golfo da casa mia. Ogni tanto mi affaccio e dico: porca miseria, ma come l'hanno progettata bene sta città? E io parlo progettata geologicamente. Quindi di Bellissimo. che parliamo? Ma quale? Superiori e inferiori, smettetela. C'è bella gente e brutta gente. Questo sì. Queste sono le. Di questo dovremmo parlare. Anche chi si arrabbia, che dice che a Napoli c'è la camorra, ma a Napoli c'è la camorra. E bisogna parlare, non dobbiamo dire nessuno si permetta di dire che a Napoli c'è la camorra. No, no, diciamolo che c'è la camorra, però cominciamo a dirlo tutti. Diciamo che non c'è solo la camorra e quindi smettiamola che ogni film che parli di Napoli sia un film che parla di mafia, di camorra, di gente ammazzata, perché purtroppo c'è questa realtà a Napoli, ma non è l'unica. C'è a Napoli della roba meravigliosa, che è una anche un modo di vivere, una filosofia di pensiero, Napoli anche questo. Grande Maurizio, sono tutti d'accordo con te. D'altronde, appena hai toccato queste note, a proposito di musicista quale sei, si sono scatenati messaggi ovviamente di solidarietà e concordi con il tuo pensiero e anche il mio pensiero. Sto cliccando tanti di quei messaggi che mi sta venendo l'artrosi al ditino per andare avanti. Con il mouse, ti prego, parliamo d'altro. Ritorniamo al discorso del drive-in. Cosa ne pensi di uno Sì. Sì, spettacolo a modalità drive-in? Mi interessa perché mi sto organizzando, per questa cosa. guarda, non lo so. Io quando l'ho sentito ho pensato che fosse una sciocchezza totale. Poi mi è cominciata ad arrivare qualche piccola proposta e quindi significa che ci sono. Io mi fido, io non sono un imprenditore, quindi lo dico, non sono capace, non lo dico perché non voglio esserlo, anzi, dico sinceramente, mi piacerebbe qualche volta essere capace. Non lo sono, non sono uno bravo né a vendere se stesso né a vendere null'altro. Per cui ciò che sicuramente ho imparato è che bisogna fidarsi di alcune persone che hanno la visione, che sono capaci di inventare. Quindi se c'è qualcuno che stimo, che comincia a ipotizzare la possibilità di fare uno spettacolo con una sorta di drive-in, quindi con la gente in macchina, nella formula io aggiungerei, perché se no sul palco siamo soli, aggiungerei comunque del pubblico vero sotto il palco, casomai distanziato, casomai in qualche modo che si senta, perché se no sul palco sei da solo e quindi tanto vale che lo facciamo in differita il teatro, cioè non Certo. c'è contatto con il pubblico. Per cui inventandosi una formula, proviamoci. Io basta che non stiamo a casa a non far nulla,
ma non perché sia uno che vuole per forza lavorare, è perché l'esigenza è di non far morire un mestiere. Questo, adesso c'è un'emergenza importante, perché il governo non è che se ne stia occupando granché. Io quando penso che il primo settore che ha chiuso è proprio il nostro, perché il teatro è stato il primo che ha fatto immediatamente clic, chiuse le porte, basta, da domani nessuno va più a teatro, nessuno va più al cinema, Il 3 non si fa marzo. più nulla. E quindi è cominciato così, immediato, drastico. Poi puoi fare il porta a porta, puoi fare le cose, ma come fai il porta a porta a teatro? Io vado a dire una battuta ognuno a casa, hai capito? È un mestiere che ha bisogno della gente, quindi chiunque si inventi qualcosa per andare avanti finché questa maledetta pandemia non finisca, sei il benvenuto. Maurizio, la tua Napoli, e poi diciamo anche perché, insomma, facciamo subito questo salto di La mia Napoli è questa, la mia Napoli. Napoli è quella che ti dicevo prima. Io amo Napoli perché Napoli è una città che ha una storia bellissima, una storia popolare straordinaria. Napoli ha un grande popolo ed è un popolo pieno di inventiva, pieno di cuore, pieno di intelligenza, di arguzia, qualche volta di furbizia, quello non mi piace moltissimo. Ma la grande sagacia del napoletano, la grande capacità autoironica di ridere di se stesso, ma anche ha avuto ed ha ancora oggi una parte artistica, una parte di cultura, ma nel senso bello di questa parola, e non quello che fa venire i brividi e fa pensare alla polvere, ai velluti, no? Che, insomma, la cultura è una cosa importante, io lo dico sempre. La cultura è anche la ricetta della cucina, quella è cultura culinaria, si chiama cultura, cioè tramandare una conoscenza è cultura, conoscere una conoscenza è essere acculturati. Questo significa, anche se hanno insegnato che questa parola fa paura ogni tanto, è cultura, cultura, conoscenza, punto. Quindi c'è una parte colta della città che è straordinaria. Ti ripeto, Napoli è una città da amare completamente, però è una città che deve imparare a non autocompiacersi mai. Dobbiamo sempre essere molto consapevoli dei nostri problemi e non far finta qualche volta che non esistono, perché la nostra grande capacità di superare tutte le difficoltà fa sì che certe volte conviviamo con le difficoltà e questo non va bene. Non bisogna imparare a convivere con la difficoltà, bisogna affrontarla, cercare anche di risolverla, oltre che essere bravi a convivere col problema nel periodo necessario. Vedi, adesso nei confronti di questa è proprio l'esempio lampante sull'epidemia. C'è un'epidemia. Adesso noi dobbiamo imparare a convivere con questa epidemia e allora ci inventiamo la mascherina, il distanziamento sociale, questo è chiuso, mangio solo a casa, non posso andare al ristorante a mangiare, posso andare da mia zia, ma non posso andare dal mio miglior amico, ma a me casomai di mia zia non me ne può fregare di meno e mi manca da morire il mio amico, però non ci posso andare perché posso andare solo dai congiunti, casomai non conoscendo i congiuntivi, però insomma rimane il problema che di fondo stiamo affrontando e stiamo riuscendo a convivere con un problema, ma nessuno pensa di conviverci per sempre. Tutti pensano poi finirà. Ecco, vorrei che fosse sempre questa la mentalità dei napoletani nei confronti dei propri problemi. Oggi abbiamo il problema della camorra, oggi abbiamo il problema di una città che spesso ha dei problemi organizzativi, che qualche volta non ti permette di vivere nel modo migliore, perché casomai il pullman piuttosto che la metropolitana. Ecco, oggi dobbiamo imparare a convivere con questi problemi, ma dobbiamo anche produrre delle idee e delle volontà che ci permettono di risolvere questi problemi. Maurizio, ma visto che, voglio dire, insomma, tu porti il peso e devi portare il peso di una Napoli piena di colori e di sfumature, visto Sì. la tua carriera, vista la tua capacità, vista la tua indole e capacità comunicativa, quindi sei un ambasciatore di Napoli nel mondo. E a proposito Io di ci una provo. Napoli che hai raccontato, ecco, a proposito di una Napoli che hai raccontato di mille colori, Sì. Lo sapevo, maledetto.
mi avevi minacciato e l'hai fatto. Ah. Vediamo se ti sento. Me la leggo. Sì, la leggo perché i grandi poeti, molti mi, qualcuno mi ha detto, ma come la leggi? Non la sai a memoria. A parte il fatto che io a memoria non so niente, solo la parte mentre la sto facendo. Ma se ti devo dire che ho detto, non lo so. Quindi, e comunque i grandi poeti non si devono mai fare a memoria, bisogna sempre leggerli, perché devi rispettare quello che ha scritto un grande come Pino Daniele. Dai, facciamo, dai. Napoli, mille culure, Napoli, mille paure, Napoli, a voce di creature, passaggio piano, e tu sai che non si su. Napoli non sulla mare, Napoli è a duri mare. Napoli è una carta sporca, e nessuno se ne porta, e ognuno aspetta la sua. Napoli è una camminata, indenica, miezzallata, Napoli è tutto lo suono, e ha sapo tutto il mondo, ma non sa la verità. Napoli, che grande, un grande, vedi le parole di questa canzone andrebbero, grazie, le questa parole è di questa che arriva grande da... chitarrista, un applauso al nostro chitarrista, eh? È un applauso che arriva dal teatro, e beh, è un applauso al teatro. Dicevo, se pensi la bellezza delle parole che ha scritto questo signore, si capiscono tante cose, no? Lui parla, Napoli è una carta sporca e nessuno se ne importa, e ognuno aspetta giorno. E anche un invito a dire, non stiamo sempre a aspettare che la sorte ci aiuti. Qualche volta la carta da terra va anche alzata. Non ci possiamo solo lamentare del fatto che ci sono le carte a terra, capito? O vanno buttate. Maurizio, ho un'ultima richiesta per te, perché è stata una chiacchierata bellissima, dinamica. Il tuo carisma è arrivato ed è penetrato attraverso la webcam e nei salotti. Grazie. Di tutti quelli che ci stanno ascoltando, vedendo, e ti dico che in un certo qual modo io ogni tanto guardo questo picco di gradimento di audience e questo occhietto. Sì. Facebook sfreccia in maniera dismisurata, questi sono i picchi che ci piacciono, i commenti a un certo punto sono ormai sono andati giù per le giuggiole perché non li riesco più neanche a vedere, anche della piccola performance che abbiamo fatto, anche fatto, perdonami, F09 con la tua maglietta forte da noi quasi 10. Meno male che la maglietta F09 non è fase 2. Allora Maurizio, ultimo momento, un po' perché, come dico a tutti i nostri ospiti, ma tu sei più di un ospite, sei un amico del Teatro Gelsomino, io voglio anche così un attimo ricordarti, ma te lo ricordo sicuramente, ma voglio dirlo anche al pubblico, che il nostro primo incontro è stato durante un evento importantissimo a Napoli, durante i festeggiamenti di tutti i santi che si festeggiano a Napoli, San Gennaro, Piedigrotto e quant'altro, tu sei stato presentatore di questi eventi, allora c'era con noi ancora in vita il mitico Luigi Necco, che ebbe l'onore e il piacere di presentarti, se ti ricordi, amico del teatro. L'onore mio, mi fece l'onore di presentarmi, ci mancherebbe. Infatti, Luigi Necco, ecco, per esempio, stai parlando di una persona meravigliosa, Luigi Necco era un uomo che io non mi stancavo mai di ascoltare parlare. Lui mi ha raccontato una cosa, anzi faccio un invito a chi ne sa qualcosa. Lui mi aveva raccontato una storia meravigliosa di un eroe della guerra che aveva fatto delle cose bellissime, ma non lo aveva mai raccontato a casa, e i figli avevano saputo dell'eroismo del padre dopo la morte di questo signore. E aveva fatto questo racconto in una serata magica
Io sono stato 2 ore ad ascoltarlo, la mia stupidità è stata non registrare tutto quello che mi aveva raccontato, anche perché facciamo l'errore molto spesso di avere tempo con le persone e non sempre questo tempo c'è, e quindi mi sarebbe piaciuto farne un film, talmente che era bella la storia. Stai Dicevo comunque, parlando ti ho interrotto. della storia di Luigi Tutirino. D'altronde io, insomma, proprio insieme a Luigi, che mi parlava sempre di questa storia, perché noi eravamo molto legati, insieme alla figlia Alessandra Necco, che salutò, abbiamo aperto a Bussi Ciao. Tutirino, dove c'è questo eroe che ha donato la sua vita a proposito di sacrifici affinché altre persone non fossero fucilate. Durante la seconda guerra mondiale, Sì. successe a Creta, sull'isola di Creta, a Bussi sul Tirino, è stata fatta una biblioteca in onore appunto di Luigi Necco. Insieme alla figlia Alessandra Necco, ho avuto il piacere di essere anche un po' parte integrante di questo progetto. Ma Luigi Necco, quel giorno, quando ti presentò da Brividi, ecco, fece una piccola parentesi per un grande uomo, un altro grande uomo che era tuo padre. Eh sì. E beh, come dimenticarlo? Come si dice, noi siamo il frutto e il risultato di ciò che è stato fatto prima di noi, di chi sono le persone che ci hanno generato, ci passano tanta roba e soprattutto la cultura che ci tramandano è fondamentale. Io ho avuto la fortuna di avere due genitori straordinari, perché poi c'è un'altra parte della mia vita che è mia madre, di cui non si parla, che nessuno la conosceva in quanto non era un'attrice conosciuta, non era neanche un'attrice, era una donna che lavorava in banca. Quindi io ho avuto la fortuna di avere un padre che è ancora in vita e che saluto, non credo che ci stia vedendo perché non è proprio diciamo, bravissimo ad usare il web, ma insomma ci prova, ma non sempre ci riesce, e quindi lo saluto. Ed è un grande, mio padre mi ha regalato sicuramente una cosa straordinaria, la sua parte della sua eleganza, parte della sua eleganza. Mio padre è un attore napoletano che recita all'inglese, che è riuscito a fare della sua napoletanità una cosa di gran gusto. E un po' di questo, devo dirlo, forse mi autocompiaccio di questo, ma un po' di questo me lo ha tramandato, me lo ha passato. E quindi io sono fiero e felice di aver avuto questa eredità. Però avevo anche una madre, e voglio approfittare, visto che stiamo parlando, di citare anche lei, Elena. Mia madre invece non c'è più. Mia madre era una donna che mi ha insegnato, io non ho mai avuto bisogno che qualcuno mi spiegasse che la donna è come l'uomo, che rispettare le donne significa metterle esattamente alla pari. Io non credo che c'è qualcuno superiore o inferiore, quindi abbiamo fatto il discorso di prima, no? Però mia madre mi ha aiutato con la sua grande intelligenza, con la sua enorme capacità di capire ciò che non comprendeva e che non accettava. Mia madre era una donna che mi avrebbe voluto in banca a lavorare al suo posto quando avesse finito con la sua che andava in pensione, sarebbe andata in pensione qualche anno prima e avrebbe chiesto di assumere il figlio a posto suo in cambio della pensione anticipata. Questo sarebbe stato come si è fatto per anni e anni. Mia madre mi propose questa cosa e dissi: mamma, io in banca non ci voglio andare manco se mi ammazzano, io sono un artista e voglio fare l'artista. E mia madre, che probabilmente avrebbe voluto uccidermi per la paura che aveva del mio futuro, mi ha sostenuto come se fosse una sua idea. Ecco, avere una donna così nella vita è, insomma, è importante. E mi Maurizio, ha insegnato il valore delle donne. sono contento e non me l'aspettavo che in un certo qual modo, ecco, quella bella chiacchierata da casa, ecco, casa è sinonimo di intimità, no? Quindi ci ha dato anche un Certo. momento tuo, della tua vita personale, perché poi, insomma, in televisione, sul palco, va sempre Scusa, l'artista. metto un attimo in carica il telefono perché si sta scaricando e ho paura che ci molla all'improvviso. Vai, vai, dicevi. Ti sento. Posso improvvisare una canzone nel frattempo, se vuoi. No, no, ho fatto. Ammazzo di più il pubblico e guadagno tempo. Ecco, dicevo, quindi sono contento che ci hai fatto dono di questa bella chiacchierata che ha toccato la tua professione.
che ci ha dato un assaggio della tua capacità artistica, che ci ha fatto entrare veramente in casa tua. Ma a proposito di casa e di intimità, so che stai riproponendo ultimamente un format, se così lo posso definire, sì, simpatico e come attuale, no, benché sia stato fatto 2 anni fa, nel 2018, insieme alla tua compagna, l'attrice Tiziana Di Giacomo, che io saluto e che se vuoi venire a far salutare qui alla web. De Giacomo, non so se, ma non credo che ci sta seguendo. Sarà a cucinare. Hai creato questo, sì, contest molto carino, ma ricordami, ecco, come dal titolo, Qua nessuno è chef. Allora, a proposito di chef, in questa quarantena hai riscoperto qualche tua nuova capacità culinaria? Hai imparato a fare qualche piatto nuovo? Ma io so che tu sei già bravo in cucina. Ma bravo è una parola grossa, no, però guarda che veramente fare questa nella trasmissione che adesso sto riproponendo su YouTube, e quindi ogni mercoledì metto una puntata e ripropongo al pubblico proprio in questo periodo che stanno a casa, insomma non sanno bene che fa la sera. Uno dice, ma non metto la ricetta di Maurizio, mi faccio due risate e faccio un piatto che non avevo idea di fare. E questa idea di trasmissione che ho fatto per un periodo, avevo a fianco a me Tiziana, io facevo, cioè quello che giocavo sul fatto che qua tutti quanti dicono io so cucinare, sono tutti bravi, quindi io facevo un chef e volevo insegnare a Tiziana, che era mezza chef, che l'assonanza è facile, sono tutti chef e se è mezza chef, quindi si capisce di che stiamo parlando, in napoletano è più chiaro il senso del titolo, che come dice Canisciun e Scema sarebbe, invece io gli ho copiato l'ardiata, dice Giacomo Ascione, faccio una buona all'ardiata. E insomma, comunque, morale della favola, io nel fare questa trasmissione avevo ogni volta in trasmissione uno chef vero che mi spiegava un piatto a parole e io poi in diretta dovevo eseguirlo volutamente in maniera improvvisata, in modo tale da fare errori che ci davano la possibilità di spiegare meglio la ricetta, ma soprattutto di creare situazioni divertenti. E chiaramente ho fatto una certa serie di lezioni di cucina, perché avevo degli chef veri che mi davano dei consigli, e pian piano, dato che la cucina è esperienza, scopri delle cose, uno te le dice uno, uno te le dice un'altra cosa, poi sperimenti, poi dici oh caspita, pian piano ti accorgi che migliori e diventi più bravo. Quindi ultimamente faccio tante cose. Ieri per esempio ho fatto un piatto che non c'entra niente con Napoli, però lo adoro, perché io poi sono per metà romano, nel senso che ho vissuto per 25 anni quasi esclusivamente a Roma negli anni scorsi, e ho fatto una carbonara che faccio veramente dopo. Non mi dovevi pronunciare la carbonara, non me lo dovevi pronunciare. Sì, faccio veramente un'ottima carbonara. Approfitto per dire quello che ci siamo detti poc'anzi mentre facevamo le prove per la diretta, e quindi ormai sì, è confermato, perché mi è arrivato anche la mail dalla tua produzione, è tutto fatto e filmato. Allora, tutti quelli che sono in possesso dell'abbonamento del Teatro Gelsomino della stagione 2019-2020 sono invitati, tutti, eccetto nessuno, a casa di Maurizio Casagrande per la carbonara. Quindi ci daremo appuntamento. No, tutti a casa di Maurizio per questa grande carbonara. Ma guarda, tutti la vedo nera, perché sta casa è grande, ma è grande fino a un certo punto. No, che sarebbe bellissimo poter avere tanta gente a casa, perché io poi tra l'altro adoro avere gente a casa, adoro cucinare per gli amici, quindi non vedo l'ora che tutto questo brutto momento diventi una cosa da raccontare ai nostri nipoti, dicendo c'è stato un tempo in cui succedeva questo. No. Maurizio, un'ultima domanda flash, tu hai animali in casa? Sì. Cos'hai? No, purtroppo no. Perché io ho un gatto e un cane che mentre parlo con te mi stanno girando, massacrando, mordendo, graffiando, e quindi sto andando in crisi. Che forse vogliono mangiare. Se mi agito è perché, ma non lo so, forse voglio semplicemente rompere i cosiddetti zebedei. Però adesso Maurizio, come faccio con tutti gli ospiti
nel nostro finale, un po' per, ecco, mantenere, tra virgolette, la nostra mente, le nostre emozioni allenate, è un po' per darci, ecco, una grinta in più, e alle persone che sono, che ci stanno seguendo, un'emozione in più, un momento in cui, ecco, io, come prima, esco, il palco è tuo, puoi fare quello che vuoi, anche 30 secondi, un saluto finale, con un applauso finale, che io racchiuderò nelle mie piccole esile mani, ma che racchiudono tutta l'energia di tutti quelli che ci stanno seguendo. Quindi, al live show è il momento in assolo, visto che sei un musicista, per noi, Maurizio Casagrande. Guarda, mi piace un'idea. Io mi auguro, più che fare una cosa che insomma ha un senso relativo, mi auguro che tutti quelli che mi amano, che in qualche modo hanno imparato ad apprezzarmi nella vita, sappiano che sono sincero, e lo sanno, quelli che mi conoscono bene lo sanno, sono sempre sincero. A me manca molto il pubblico, mi manca molto la gente, mi manca molto quel contatto quotidiano, umano, che avevo con le persone che ho sempre amato e che continuerò ad amare, ma ho imparato ad averne adesso la mancanza. E allora io mi auguro che tutto questo periodo, io sono un positivo nella vita, quindi credo sempre che da qualunque guaio o tragedia ci succeda, qualcosa di buono si può tirare fuori. E credo che da questo canestro di robaccia, perché è robaccia quella che ci è successa in questo periodo, si possa tirar fuori questo spago dorato che è appunto l'altro. L'altro è importantissimo. L'altro, quello che non conosciamo, non è un nemico, non è qualcuno da combattere, soprattutto non è qualcuno di diverso, è soltanto un altro di noi, rus, verde, blu, gialla, nera, qualunque sia il colore, qualunque sia l'idea che noi gli mettiamo dietro, quello è un altro noi stesso in giro su questa navicella che si perde nell'universo. Quindi smettiamola di aver paura degli altri e approfittiamo di questa mancanza enorme che abbiamo avuto in questo periodo per ritornare umani, diceva Giorgio Gaber. Ho incontrato una persona di notte, c'è un bellissimo monologo, se vi capita andatevelo a vedere sulla mia pagina YouTube, l'ho appena ripubblicato, ed è un bellissimo monologo che chiude, di un uomo che ha vissuto tutta la un incontro di notte a Milano per paura, incontra un essere che non conosce perché un'altra persona ha paura, si spaventa, pensa a mille cose mentre ci si avvicina perché stanno tutte e due in piena notte da soli, questo gli arriva a un metro quando lui dice è finita, adesso mi ucciderà, mi farà, mi dirà, e invece questo gli passa vicino, gli sorride e se ne va. E lui dice, beh, era soltanto un uomo, ho pensato di tutto, l'unica cosa che non ho pensato è che potesse essere semplicemente una persona. Ecco, ricordiamoci che gli altri sono delle persone. Ora il pubblico ti sta applaudendo. Grazie. Ti stiamo ringraziando. Si sta aprendo e si sta chiudendo il sipario. Il sipario. Ma tutto questo ritornerà realtà e l'uno e l'altro si fonderanno in una sola energia, come quella che oggi e stasera abbiamo trasmesso, grazie alla tua semplicità, grazie alla tua umiltà, grazie, e grazie alla tua arte. Maurizio, è stata una puntata straordinaria e ringraziando al cielo resta negli annales, come dicevano i latini, perché resta registrata. Quindi io ti ringrazio per la tua partecipazione, grazie veramente di cuore e ci vediamo presto, ed è una promessa. Grazie Maurizio. Ciao a tutti e viva il teatro, e impariamo ad amare chi fa questo mestiere, che è così utile anche questo, perché dare serenità, dare pensiero, nutrire la mente è compito di chi fa spettacolo. Quindi facciamo che chi fa spettacolo sia sempre fatto da persone preparate, capaci, smettiamola di andare dietro a troppa roba insignificante e ricordiamo
che poi sono dei lavoratori che devono in qualche modo sopravvivere, come è giusto che sia. E quindi ricordiamoci di chi fa questo mestiere. Grazie Maurizio. In senso ampio, non dell'attore. Ricordarsi di Maurizio Casale. Io quando dico questo, dico ricordiamoci tutto un mondo che c'è. Quando voi state anche in TV a vedere una trasmissione, immaginatevi che lì dietro ci sono centinaia di persone che lavorano. Centinaia di persone e centinaia di famiglie. Forse è questo che deve capire lo Stato. È vero, sono concorde con te. Grazie ancora, Maurizio. Grazie, alla prossima, a breve, dal vivo, con un abbraccio fisico. E non grazie. Grazie ancora. Ciao Maurizio, grazie. Ciao, 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 ciao. Ragazzi, io cioè, mi sono veramente... Ma beh, comunque, magari i commenti ce li facciamo dopo, perché abbiamo ancora un ospite da presentare e gli ultimi 5 minuti da vivere insieme. Intanto vi voglio raccontare di una iniziativa che mi è arrivata come notizia, e poi ho anche stamattina accurato da vicino e parlato con le persone interessate, di una iniziativa molto bella che si è aperta da Fragola, e poi ho visto che pian piano tanti comuni hanno realizzato la stessa iniziativa, e sto parlando quella di tenere aperti parchi, ville comunali per i ragazzi affetti, bambini affetti da autismo. Questo è successo da Fragola. Se riesco un attimo a fare anche una, voi mi dovrete sempre perdonare, ma io devo fare anche la regia contemporaneamente. Questo è successo grazie anche all'iniziativa, al senso di interessamento, di abnegazione del sindaco di Fragola, del consigliere Franco Fusco e della Croce Rossa. Infatti qui, se riesco a mandarveli per menino, un po' di foto di stamattina, ecco, che hanno fatto questa prima mattinata con i bambini, eccoli, che si sono divertiti con una serie di giochi, insomma, una cosa davvero, davvero bella, grazie all'associazione Autismo Campania, Onlus, con il cui presidente Salvatore Cimino, che io saluto. Bellissima iniziativa, le foto le stiamo facendo vedere perché ci hanno autorizzato. Stamattina la villa comunale, polmone di Fragola, dà un nuovo respiro, un nuovo ossigeno per una bellissima iniziativa. Ma a proposito quindi di solidarietà, che devo dire, sia nel nostro territorio, Napoli e dintorni, non è sicuramente mancata di iniziative, di gesti concreti verso quelli più deboli, quelli più bisognosi. A proposito di un uomo in prima linea che è sempre stato pronto per difendere, curare e sostenere i più deboli anche di oltre continente, fino addirittura all'Africa, ho il piacere di avere con me oggi, ecco qui, il vicepresidente dell'associazione Onlus Eye Care Mulaghi Mission, il vicepresidente Antonio Mallardo. Loro sono da anni impegnati nella solidarietà, quello che per oggi noi è una straordinaria emozione e anche sentimento di solidarietà. Loro lo percorrono, questo sentimento, in tutti i giorni della loro, appunto, quotidianità, perché sono in prima linea con dei progetti bellissimi in Africa, dall'acqua agli ospedali. E ho in linea con me, per i saluti finali di una puntata bellissima, emozionante, emotiva, umana, direi, non solo artistica, ho con me il piacere, di avere con me, perdonatemi, Antonio Mallardo, eccolo. Antonio, ci siamo. Ciao, buonasera Gianluigi, ottimo, è veramente stata un'ora con Casa Grande, veramente bellissima, è passato in un attimo, quando c'è cultura, c'è tradizione, c'è onestà intellettuale. Oltretutto Maurizio penso che sia, insieme a Salemme, l'erede della grande cultura teatrale napoletana, è un piacere sempre sentirlo. Parliamo di quello che è la solidarietà della nostra città. Noi, come tante fabbriche, ci siamo riconvertiti. In questi ultimi 2 mesi abbiamo un attimo stoppato quello che sono le attività in Africa, costruiti 60 pozzi, 4 scuole, un ospedale, una sala operatore, grazie anche a eventi che si sono avuti verso il Teatro Gelsomino con l'aiuto 2 di Antonio Nardillo, e sono 2 mesi che abbiamo messo a disposizione di tutto il circondario napoletano che ci tocca, tutti gli amici di Mulaghi.
e quindi abbiamo immediatamente messo su supermercati, amici con negozi elettrodomestici, persone, donazioni, e stiamo diciamo alimentando le attività della Caritas qua della zona ovest di Napoli, quindi Chiaia, Mergellina, Fuorigrotta, Soccavo, Bagnoli, e ci siamo messi a disposizione loro. L'Africa in questo momento è ferma, e in Africa il coronavirus, almeno in Uganda dove operiamo, non è ancora arrivato in modo violento, ma se arrivasse veramente la situazione sarebbe catastrofica. Diciamo che loro... Speriamo che non succeda. Antonio, io c'ho, se riesco, sempre che non faccia un errore tecnico, perdonandomi la regia, ho un piccolo assunto, un piccolo video estrapolato appunto dalla vostra pagina, che se non mi sbaglio la pagina appunto Facebook, così tutti possono mettere mi piace, seguirla e in futuro seguire tutte le vostre iniziative, che sì è vero chiedono la donazione, ma siete sempre pronti a ricambiare quest'atto di gratitudine con degli spettacoli bellissimi. E non a caso proprio prima di questa quarantena avevate un impegno importante, sia come mission, sia proprio come spettacolo, come arte, avevate un bel impegno al Teatro Mediterraneo a Napoli. E quindi ho preso dalla tua pagina, che tutti possono seguire, ripeto, ho estrapolato un piccolo video che racconta i vostri lavori e tutto quello che state riuscendo in questi anni di solidarietà. Vediamo se riesco a mandare il contributo. Voi mi perdonerete, ma io ce la farò. Antonio, allora sì, questa era l'ultima opera compiuta, il Bolco Operatore con tre sale operatori, di cui una già diciamo finanziata, e altre due era in corso il finanziamento, se è un attimo bloccato vuol dire che ritarderemo anche questo, però ce la faremo. Antonio, a questo punto dacci la possibilità insomma di cosa possiamo fare. Immaginiamo solo per un attimo, ma già immaginarlo è un passo in più verso l'ottimismo, e poi, come si suol dire, attiriamo a noi l'energia che noi chiediamo per noi stessi, no? Quindi attiriamo il positivo. Domani coronavirus, il Covid-19 scompare, sparisce, riprendiamo le nostre vite, che ritorneranno speciali, quello che prima era normale ritornerà speciale. E cosa possiamo fare intorno alla tua onlus, alle tue attività, e cosa sono i tuoi progetti ormai, quindi dico futuri, ma mi auguro quello che tu farai da domani. I progetti che in questo momento stanno in congelatore sono quelli di completare il blocco operatorio e di poi iniziare una città di giovani, come già abbiamo fatto nella diocesi di Soroti, a Tororo. Quando io città di giovani dico 10.000 metri quadri nei quali andiamo a costruire dei blocchi, campi da calcio in cui i giovani possono riunirsi. Questa è un'attività sociale che è difficile comprendere perché si fa in Africa, perché in Africa si pensa solo che le persone muoiono di fame e basta, ma va anche assolutamente gestita questa parte della faccenda. Diciamo che il nostro impegno poi continuerà con le suore in tante altre iniziative, e una che abbiamo in pectore è quella di un orfanotrofio in Tanzania, o in Tanzania come si dice, è una di quelle cose che ci farebbe piacere farlo, però appunto in questo momento è tutto fermo, ma sono sicuro che qualche mese di tempo tutto si sistemerà, come diceva Casa Grande, siamo positivi e riprenderemo diciamo la grande galoppata corsa che fino ad oggi ci ha resi protagonisti come popolo napoletano in Africa, quel pezzo di Uganda all'equatore, che dico il posto dove le ombre sono corte, quindi, perché siamo col sole in testa, quindi dove le ombre sono corte tutto si fa prima, tutto arriva prima e tutto si fa bene. Antonio, ci saluta il nostro direttore artistico con un grande abbraccio. Lui è uno di stato dei primi che ci ha seguito negli eventi, forse il primo che ci ha seguito negli eventi importanti, e ci ha permesso di crescere con questa solidarietà.
il tramite per cui insomma anche oggi noi siamo qui in diretta e ci conosciamo, e qualche piccola iniziativa l'abbiamo fatta anche noi al Teatro Gelsomino. Assolutamente, della assolutamente. Antonio, ringrazio perché dobbiamo nutrirci di persone come te, e bisogna che gli Antonio Mallardo si clonino su questa terra, perché così la solidarietà potrebbe non avere limiti e confini e ampliare i propri orizzonti. Io vi ringrazio come sempre, chiudi la puntata con noi, salutaci, stai con in diretta, chiudiamo questa 11ª puntata bellissima, devo dire veramente bella, toccante, che ha toccato un po' tutti gli aspetti, da quelli attuali, di quelli che stiamo vivendo, tutti noi anche comuni uomini e non solo i grandi artisti, quindi una prospettiva vista da Maurizio Casagrande a veramente a 360 gradi, che si accomuna poi alle esperienze di Antonio Mallardo, con la simpatia di Lino D'Angiò, ma soprattutto senza di voi saremmo, come diceva anche Maurizio Casagrande, senza il pubblico, anche se questa parola a volte può sembrare un po' fredda, generica, ma senza la vostra umanità, senza il vostro affetto, oggi non staremo neanche a raccontarci, non avremo neanche la forza di risollevarci. Però grazie a voi potremo un giorno mostrarvi l'edificante spettacolo del rialzo. Io vi ringrazio, alla prossima puntata di venerdì 1 maggio alle ore 19 con Lino D'Angiò. Oramai sto entrando sempre di più nella parte del conduttore, perdonatemi. Vi ringrazio, grazie ad Antonio Mallardo, grazie a tutto lo staff di Gabriella, grazie a voi, a venerdì puntatissima con Lino D'Angiò. Grazie a tutti, ciao, ciao, buonasera, ciao.